Giornata all'insegna delle emozioni forti, quella di festa per i 40 anni del consultorio AIAD dell'Aquila. Il consultorio è nato nel 1975 sulla scia delle idee rivoluzionarie che l'AIAD nazionale sosteneva già da 20 anni in Italia. Non tutti lo sanno, come ha ricordato la presidente Alessia Salvemme, che è grazie alle lotte dell'AIAD che la contraccezione in Italia non è più reato. Il ricordo della fondazione dell'AIAD è stato dedicato soprattutto a Donatella Tellini, la donna che ha speso la sua vita per sostenere gli ideali di laicità e libertà, cofondatrice del consultorio insieme alla senatrice Elena Marinucci, impegnata politicamente per i diritti delle donne. Donatella ha portato avanti quelle battaglie di libertà e di laicità, e aggiungiamo di sorellanza. Lei credeva nella condivisione tra donne, e infatti l'AIAD dell'Aquila è stata la prima sezione in cui è nata una biblioteca delle donne, con la finalità di raccogliere i pensieri, gli scritti, le opere delle donne, all'epoca ancora troppo poco considerate socialmente e politicamente. Due momenti intensi che hanno scandito la festa. Il primo, nella nuova sede dell'AIAD, il Largo d'Agostino, numero 3, quando il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, insieme proprio alla senatrice Marinucci, hanno scoperto la targa celebrativa dedicata a Donatella Tellini, alla presenza della senatrice Stefania Pezzopane e del presidente nazionale dell'AIAD, Mario Pugliatti. L'AIAD è stata fondata, è stata costituita nel 1953. Nel 1953 le donne morivano di aborto clandestino, non esisteva la contraccezione, era vietato parlare di metodi contraccettivi, esisteva un pezzo di codice penale che era titolato Reati contro l'integrità e la sanità della stirpe. Dentro questo titolo decimo del codice penale c'era l'articolo 553, che vietava e puniva penalmente la propaganda dei mezzi atti ad impedire la procreazione. Quindi parlare di metodi contraccettivi, di procreazione responsabile, era reato penale. L'AIAD ha, per tre lustri circa, fatto battaglie culturali, politiche e soprattutto giudiziarie per ottenere l'abrogazione di quell'articolo. Se tu vuoi andare a un consultorio laico dove ti dicono quello che ti devono dire per darti una mano, a te donna che non sai o vuoi sapere, devi andare all'AIAD. E quindi secondo me bisognerebbe proprio fare in modo che si facessero nascere altri AIAD, magari anche in Abruzzo, ce n'è uno solo, c'è solo l'Aquila.